tanto altro ancora. Ma c'è una cosa che ancora devo dirvi. Oggi questa stanza la distruggeremo. Cominciamo a imbrattare i muri. Buongiorno regà, allora mi trovo in questo momento all'interno di casa nostra e come vedete Giada sta finendo di ultimare camera sua. Qua, come vedete dove c'è questa linea, verrà alzato un muro in mezzo. Qua vabbè verrà poi dipinto tutto di bianco e qua verrà chiuso, così si potrà accedere solo da qua in camera di Giada e ci sarà camera mia e camera di Giada. Ma perché oggi siamo qua? Mi sta venendo la malsana idea, che in questo momento Giada non c'è, di distruggere tutta camera sua. Immaginatevi creare la vostra stanza dei sogni e il giorno dopo vederla distrutta, raga, la cosa più epica del mondo. Voglio assolutamente farlo. Adesso chiamo Joe e ci organizziamo. Joe, benvenuto e grazie per essere qua. Ti ho chiamato perché questo pomeriggio partirà ufficialmente il piano alfa. Perché si chiama piano alfa? Io mica ti chiedo come ti chiami, ok? Calmati. Oh, allora, dicevo, come tu ben sai, Giada si sta rifacendo la stanzetta nuova e quindi ho ben pensato di distruggergliela. Cosa? No, non ci pensare proprio. Io non voglio finire con un occhio nero, mamma. Ascolta, Joe, ci sta guardando tutta Italia. Non vorrai che dico il nome di chi ti piace, eh? No, 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 ok, partecipo. Perfetto, perfetto. Questo pomeriggio, circa per le 16, Giada avrà l'appuntamento con i compagni di classe. Quindi uscirà di casa e in quel momento noi saremo già posizionati nei vari nascondigli. Una volta che uscirà completamente dall'edificio, usciremo dai nascondigli e faremo il delirio. Oh, vai, ci sto. Poi Joe, mi senti? Sento. Ancora non c'ho novità, siamo qua da oltre tre ore e non è ancora uscita, saranno le 4 adesso. Oh, aspetta. Cosa? Sto sentendo. Vai. Oddio. Dai, dai. È uscita, Joe. Vai, possiamo uscire. Ok, Joe, ci sei in posizione. Ok, sì. In teoria dovrebbe essere uscita dall'edificio, al mio 3 usciamo fuori, ok? Ok, vai. Comando, cautela perché potrebbe essere ancora qui. 1, 2, 3, vai, esci. Vai. Se n'è andata, siamo soli. Aspetta, prima controlliamo tutta casa. Sì, siamo soli. Let's go. Ora gli spacchiamo qualsiasi cosa, raga. Vai. Giada non è a casa e quindi può iniziare il divertimento. I vicini ci denunceranno, basti piangere. Che buco! Attenzione! Lancio! Forse effettivamente delle protezioni potevamo metterle. Signori, la rete umana è pronta! Pronto, Joe! Tutto qua a bruciare, raga. Le cose di Giada oggi bruciano. Sì, prima sono scherzo. Perfetto.
Ecco, let's go. Oh, guarda, un bel falò si sta facendo qua. Sì, avevamo acceso un falò dentro casa. Ok, ok, ok. Forse stavamo veramente esagerando. Stiamo facendo un falò in casa. Oh mio Dio, vabbè, sta bruciando tu. Ah, che bello. Sì, ci sta. Tra l'altro, e questa è anche casa nostra, quindi stiamo combinando il delitto a casa nostra, ma ci penserai già a sistemare, tranquilli. Regà, abbiamo bruciato peluche, abbiamo bruciato, non lo so, fiori, abbiamo bruciato oggetti utili a già, abbiamo bruciato qualsiasi cosa praticamente. E non ci stancavamo, continuavamo a bruciare sempre. Però io ti avevo chiesto di comprare delle cose, le hai comprate? Ovvio. Let's go, e allora spacchiamo questa. Vai a prendere quello che ti ho chiesto. Ok. E combiniamo il delirio ancora di più. Non ci fermiamo qua, signori e signori, perché anche i muri oggi smetteranno di esistere. Ciò, cominciamo a imbrattare i muri. Ecco, regali, innanzitutto la mia firma. Cioè, nulla, nulla poteva impedirci di portare il piano al termine. Nulla, proprio nulla. Ole. Spiega, avevo sentito un rumore. Indovinate chi era? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cioè, si era dimenticato il portafogli e dopo 20 minuti ci ha pensato ed è tornata. Ma dico, ma quanta sfiga possiamo avere? Dico io, quanta, quanta? Cioè, assurdo. Giada, aspetta. Ma che cazzo? Ciao, Giada. Giada, non è colpa nostra. Giada, che ci fai? Dai, Giada, che cosa è successo? Guarda che cazzo è andato. Perché sei venuta ora? Che significa? Ma non dovevi tornare stasera. Ho dimenticato il portafogli. Ah, è ovvio, Giada, è colpa di Gio, prenditela con lui perché... No, io mi ho detto! Giada, aspetta un attimo, non è come pensi, ok? Vai, Giada, non ho forza di creare. Ma mi sembra normale combinare il caos più totale. È la mia cameretta. Giada, non è proprio come pensi, ok? Al fuoco! Vabbè, dai, Giada! No, ma... La sorpresa che ti regalava tutto a lui! Non è vero, ascolta, è stata un'idea di Gio! Già, è ora le prove! Non giuro che non doveva venire ora, questo non lo sto già aspettando. Sì. Giada, ascolta! Il mio computer dov'è? Giada, ascolta, guarda... Il mio computer dov'è? Quello è là! Guarda come bello, cioè, abbiamo rinnovato, cioè, i tasti nuovi l'abbiamo... Okay. Voglio una cameretta nuova! Nuova? Giada, ma io non volevo che tu vedessi... Voglio un computer! Sì. Voglio un letto nuovo! Una TV nuova! Una TV nuova! Voglio i miei peluche nuovi! Peluche nuovi! Sì, capito? Questi cosa li devi comprare? Capito? È colpa tua! Ma se fa... Lego! Era il piano alfa! Mi ha detto lui! Il piano alfa! Io non ce la faccio più! No! Mi ha fatto piangere! No. Ma è lui! Ma ascolta, Giada, ma io non l'ho fatto perché non ti amo. Ma sta cosa nel mio letto! Nel mio letto! Giada, guardate che schifo! Mi hai veramente stancato questa volta, così togliti, togliti, non ti voglio più vedere, no? Andate tutti a fuoco, ti lascio, basta! Non ce la faccio più! Me la combinate pure, ogni secondo! Basta! Allora, raga, diciamo che sei leggermente arrabbiata, eh? Ma leggero, cioè cose di poco. Sì, vabbè, puoi risolvere, vero Crazy? Ora io compri tutto. Beh. Ora voglio comprare tutto! Se decidessi di non comprarti tutto? Già, raga, liberati! No, non mi interessa! Mi dovete risarcire fino all'ultimo centesimo! Fino a quando non lo farete, rimarrete lì! È stato Crazy! Dai, vanno presto, vanno! Va bene. Ok, dammi la tua carta. Non la mia carta di credito, ok? Va bene, muoviti.